di falli pesanti. Però, corner per l'Inter, prima. Scusate, grande sventagliata di bastoni sulla destra per Dumfries, che poi stoppa, cross, deviazione. Corner per l'Inter, minuto 20, entriamo adesso nel 21esimo, ci va Ciala, arriva il cross di Ciala in mezzo, interessante, De Vrij! Stefan De Vrij! 1-0 per l'Inter, Ciala crossa, De Vrij in corna e batte Audero, 1-0 per i nerazzurri, Stefan De Vrij! Dai ragazzi, bravissimo Ciala, come al solito ottimo calcio d'angolo, ma De Vrij è bravissimo a trovare il tempo, a saltare nella posizione giusta e a battere Audero con un'incornata perfetta. 1-0 per l'Inter, Stefan De Vrij, bravi ragazzi, rivediamo. Cross a uscire e poi De Vrij. Lo merita questo ragazzo, sì. Perché ha passato un periodo dove, con la scusa del parametro zero, Udine, ha giocato e aveva perso. Poi è stato riproposto e sono contento che stia andando bene. E questo gol lo premia per l'ultimo periodo che ha passato. Bel gol questo, eh? Magari gli dà anche un po' di morale, visto che sembrava anche un pochino provato dalle critiche. Sì, ma quando fai delle scelte diventa... Poi lui era abituato a giocare, quindi parametro zero, vado via, mi manda via, quindi c'era da ristabilire un certo equilibrio, è stato richiamato in caso e sta facendo bene. Sta facendo bene, sta facendo bene, dai. Volevo chiudere il discorso con Francesco. Così, grazie, ti ringrazio. Parlavi di lasciar giocare, sì, però oggi abbiamo visto ogni fallo una munizione contro di noi. Quindi vedi quando parliamo dell'arbitro che lascia troppo correre, vedi che disparità c'è tra uno ed un altro. Due pesi, due misure. Un conto è il calcio all'inglese, lasciar correre, questi qua non sono interventi per quali. Come la stai vedendo la Samp che ti ho visto prima? Ti ho detto di 10 minuti, sono passati, finiti. Già troppo stanco. Ti abbiamo detto che finiva. Ti abbiamo detto che finiva 4-0. Stai sereno. Forse anche 5. Forse anche 5. Ma volete un caffè? Volete un caffè alla macchinetta che state via per quattro? Ma è tardi per me. Non dormo. Torno da Filippo. Sì, rimane a terra l'Eris. C'è stato un contrasto con Çalhanoğlu, un'azione impromettente dell'Inter sulla destra, comunque bella di prima. Poi non si capiscono Barella e Dumfries, se non ho visto male. Intanto rivediamo il bellissimo gol, il bellissimo stacco di De Vrij. La palla finisce a Caputo, bravissimo Çalhanoğlu in ripiegamento difensivo a ridare la palla all'indietro togliendola dalla disponibilità di Caputo, però c'è stato un contrasto. E ha avuto la peggio, anzi scusa non Caputo, l'Eris, ha avuto la peggio il giocatore della Sampdoria, fallo laterale, si è ripreso il numero 37 della Samp, palla all'indietro data da l'Eris che la restituisce all'Inter a Skriniar. Ora c'è la Noglu, finta al lancio lungo, poi va sulla destra per Dumfries che stoppa vicino alla linea dell'out, prova ad andare via allungandosi il pallone ad Amione, ma tiene bene la posizione il numero 2 della Samp, guadagna fallo laterale alla squadra di Stankovic, zona difensiva di sinistra. Vediamo chi si incarica della battuta, proprio Amione che prova il lancio lungo, Dumfries di testa, intercetta, ancora Amione, scavalca Barella, la recupera Ciala che poi d'esterno la dà all'indietro per far respirare la manovra ad Onana, stop del portiere nero-azzurro, poi palla sulla sinistra per Di Marco, tocco corto in orizzontale per Bastoni, siamo all'interno della nostra metà campo, si alza il pressing di Gabbiadini, va incontro Lautaro, pressing di Colley, poi Di Marco di prima, c'è fallo di Colley e qua ci stava il giallo però, dai su. Però, insomma, se questi interventi qua da dietro sono gialli, ragazzi. Cioè, al di là di tutto, Colley viene redarguito solo dall'arbitro, però questo è giallo. Vabbè. Comunque, calcio di punizione per l'Inter. Più che altro perché la palla era già lontana, non era neanche disponibile per Colley. Cioè, l'aveva già presa Lautaro e che era in netto anticipo. Ci sta la carica da dietro, però se sei fermo e dai il colpettino e fallo va bene. Se arrivi di gran lena in quella maniera lì, con una corsa così forte, con l'avversario che ormai ti ha preso il tempo, ci sta più già l'attenzione. Ora sulla destra Barella, c'è spazio per andare in mezzo in orizzontale. Abbastanza prevedibile il cross di Barella, esce Audero, ma ancora Inter in avanti con Di Marco sulla sinistra, lì nel limite dell'area di rigore, prova a dare la palla a Bastoni, un rimpallo favorisce ancora Di Marco che aveva quasi perso la palla, ancora Bastoni, la Sampdoria però è tornata nelle sue posizioni difensive, quindi bisogna tornare indietro da Ciala,
finta del Turco e poi palla a cercare ancora Lautaro, di prima per Di Marco, tocco non precisissimo, Berezinski alza un campanile, serie di colpi di testa, l'ultimo ancora di Berezinski, Gabbiadini prova a salvare la palla dall'out, non ce la fa, fallo laterale a favore dell'Inter, zona offensiva di sinistra quando siamo al 25esimo minuto, inquadrato Simone Inzaghi, palla all'indietro per De Vrij che ora ha il compito di impostare la manovra dell'Inter, orizzontale per Skriniar, a sua volta orizzontale per Dumfries sull'out di destra. Dumfries non si fida di dare la palla a Barella marcato e allora ancora indietro per Skriniar, attenzione che però si alza il pressing di Caputo su De Vrij. De Vrij non ha un controllo facilissimo, buono però il dribbling su Caputo, ancora De Vrij all'indietro per Skriniar, c'è anche Leris in quella zona, ancora De Vrij, ancora Skriniar, largo per Barella, ora per Dumfries vicino alla linea dell'auto, ancora sempre attaccato alla linea, palla buona per Lautaro che la fa passare, Mkhitaryan non è in fuorigioco, può involarsi verso la porta, Mkhitaryan in area di rigore, c'è Di Marco da solo, il destro di Mkhitaryan, fuori di poco alla destra di Audero, ha chiamato palla Di Marco che effettivamente sulla sinistra era tutto solo, con un cross o comunque un passaggio orizzontale, probabilmente Di Marco si sarebbe trovato davanti al portiere, Mkhitaryan però non ha visto, non ha visto Di Marco perché non l'ha visto neanche quando è partito, lo aveva alle spalle, ha provato il destro incrociato, tra l'altro molto bello, palla che esce un paio di metri alla destra di Audero che controlla la traiettoria senza particolari problemi, peccato perché poteva essere anche questa una grandissima occasione, o meglio lo è stata. Torio Boiocchi. Io le otto da lì non ho visto, cioè non ho, ma San Siro, non ho avuto sentore di questa tragedia. No, la sparatoria è venuta in una strada in via Fratelli Zanzottera che non so dove sia. Neanch'io, adesso guardo. Ucciso sotto casa. Il Capultrà, sì, agguato Milano. E quindi Fratelli, scusami, attenzione Barella, Barella da solo davanti al portiere! Nicolo Barella, sesto gol in campionato, 24, lancio in profondità, Barella corre, si libera dal fuorigioco, stop in corsa e sassata sotto la traversa a battere Audero, un gol bellissimo di Nicola Barella, voglio vedere chi gli ha fatto il lancio perché stavamo discutendo e quindi non ho visto, ho visto solo Barella davanti alla porta, però rivediamo chi ha fatto il lancio, il lancio di Bastoni, il lancio di Bastoni che coglie impreparatissima la difesa della Samp, Barella stoppa e segna un gol bellissimo, bravissimi, bravo Bastoni, ma bravissimo Barella che stoppa un pallone difficilissimo e poi fa un gol, bravo Nicolò, bravissimo, 2-0 Nicolò Barella, lancio di 60 metri, questo è un gran gol. Prima, lancio bello. Infatti, io direi di tornare. Sicuramente bellissimo il gol di Barella. Giustamente, Francesco, tu vuoi tornare alla notizia? No, ho detto bene Luca, nel senso che stavo leggendo anch'io sulla la sparatoria. Sembra che sia successa in zona Figino, quindi non so se casa Figino. Del Capultrà. Sì, sì, sotto casa Milano. Sua. 69 anni aveva il. Sì, si è concluso il primo tempo, 2-0 per l'Inter, una partita in questo momento ben controllata dalla squadra di Inzaghi, giocata bene, l'Inter ha avuto tante occasioni per fare male ad Audero, in realtà i due gol più un paio di occasioni, poi altre potenziali azioni offensive non concretizzate, però dai, una buona Inter, ecco. Ah, io mi ero spaventato un po' perché lui mi ha detto vedo una Samp per 10 minuti Filippo dammi una mano ha fatto qualcosina la Samp? Io sono sempre d'accordo ha preparato proprio tavolo. Hanno detto 4 siamo già a metà percorso E forse hai detto 5 5 in più è come se fosse un'IVA aggiunta Quindi sì, ma se fosse per i vostri pronostici dovremmo essere primi in campionato a punteggio pieno con 45 gol fatti. No, perché ogni volta che Guarda, io ho due pronostici quest'anno, Monza Juve uno fisso e questo qua che sto allora, io ti dico, quando ci sono le partite dell'Inter c'è il pronostico a tappeto. C'è anche la gente che passa per strada fuori vuole entrare a fare il pronostico. Dopodiché vinciamo tutte le partite 5-0 sulla carta. Saremmo stra primi davanti al Napoli e invece... Invece purtroppo ma non è così. Ma anche tu Ezio avevi fatto il pronostico. Quindi lui li fa sempre però. Io sempre li faccio. Filippo ne è testimone. Sì, dell'Inter soprattutto. Ma li azzecca poi questa no, ogni l'Inter tanto, no. Ogni tanto. Lo sai già fare quello di domenica prossima? Beh, e allora adesso ti dico una cosa. Io non farei mai. Io dopo Milan-Juventus avevo detto che noi dovevamo fare nelle 4 partite successive 12 punti. Finora 9 ci sono arrivato. Adesso vediamo la prossima. L'ho sparata un po' forte. Il problema è che sono gli scontri diretti che io non vince da un anno e mezzo. Infatti, un anno e mezzo. E per questo vorrei. Un anno e mezzo. Quando mai è successo? Vorrei esorcizzare la cosa e dire
Neanche dopo Calciopoli è successo che per un anno e mezzo non vincevi gli scontri diretti. Hai ragione, però... Perché è vero che quando crolli, crolli. Visto che fino ad un mesetto fa anche l'Inter non era quella squadra così brillante. Beh, cioè, adesso abbiamo i nostri potevamo problemi. Metterla un po' sul piano della Juve. La Juve infatti è peggio, perché io ti dicevo, peggio. Se ti ricordi, che l'Inter però... mi dava l'impressione di essere la squadra che quando premeva sull'acceleratore andava vicino. Ma guarda la qualità. Noi no. Guarda la qualità dei giocatori, per cortesia. Guarda il centrocampo dell'Inter. Guarda la difesa dell'Inter. Guarda i terzini dell'Inter. I terzini non sono roba che noi non abbiamo da anni. No. Dumfries e Di Marco. Noi siamo passati da Cancelo, Dani Alves, Asamoah, ad Evra, ad avere chi? Alexandro, De Sciglio. Rotto. L'altro che non fa un cross neanche a pagare, poi Danilo adattato che fa meglio centrale, Quadrato che era un esterno alto. Esatto. Questa è la situazione. Già lì, vuoi andare sul centrocampo? No. No. Lasciamo stare. Attacco, Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa. Contro? Ken, Vlaovic. Fermati. Basta. Va bene. Siete d'accordo? Io lo sentirà anche Luca. No, ma mi pare un riassunto efficace, perché mi dispiace, ma non c'è proprio paragone tra l'Inter e la Juventus. Esatto. Cioè, l'Inter può attraversare un momento di difficoltà, per carità, ma non c'è storia. L'ho detto fino a un mese fa, Luca. No, ma non fa niente, anche la Fiorentina è in difficoltà, ma è completamente diversa da tutte quelle che sono in testa. L'Inter e la Juventus non ci azzeccano, ma guarda quello che te pare, ma alla fine del campionato l'Inter sarà molto più avanti della Juventus. Filippo, facciamo gli up and down? Sì, facciamo gli up and down. Ecco qua, ringrazio la regia. Allora, non metto nessuno giù, e per quanto riguarda gli up facciamo veloce con De Vrij 7, Barella 7,5 e Bastoni 7. Ok, comunque dei bei voti, poi aspettiamo fine partita, però cosa importante, nessun down fino a... De Vrij segna, Barella segna un grandissimo gol e Bastoni dà una palla pazzesca a Barella per il gol del 2-0. Che non era la prima, fra l'altro, perché Bastoni ha fatto 2-3 lanci così. Sono d'accordo. Perfetto. Anche contro la Juve. Sì, però ti vedo che sei comunque sempre giù, perché ti vedo un po'... Sono giù perché comunque quello che ha detto Luca è sostanzialmente ha ragione. Poi però torno a ripetere che guardando la classifica fino a qualche settimana fa Inter e Juve erano lì. Però ho aggiunto lì. Sono io, ancora lì, Ho aggiunto... Sono ancora lì. Sì, appena avanti, i due punti. No, sono lì che sono vicine. Sì, cioè, per quanto in Europa sia un disastro la situazione della Juve, e l'Inter fortunatamente per loro no, in Italia poi, tutto questo disastro, infatti sono in ritardo entrambe. Poi sono d'accordo sul fatto che noi gioco non l'abbiamo mai dimostrato, anche in queste tre partite che è vinte questo filotto. Però su una cosa c'ha ragione Nedved. Cioè? Vorrei vedere anch'io una volta, non dico due o tre, una volta la squadra con tutti i titolari al completo e la panchina piena. Sì. Una volta, no, sì, una, sì. Non dico tanto, una. Poi però ti dico, oggi... perché in questo momento Pogba e Chiesa, scusami, fuori, ti cambiano il centrocampo e la... Assolutamente. Punto. Però anche oggi, questo ennesimo cambio di modulo, io ho visto che oggi doveva cambiare la formazione, però... ha provato per qualche partita il modulo a tre dietro, oggi contro il Lecce che aveva con tutto rispetto una mezza punta davanti, sì, ritorniamo a quattro. Cioè secondo me c'è confusione anche dei giocatori, non sono tranquilli, non sono sereni e li vedi, ma perché? Perché comunque ogni volta hanno una posizione in campo diversa dalla gara precedente. Cioè, secondo me non... Si vive questo senso di confusione. Ma anche loro non... Ma il problema è che la confusione non sta solo lì. La confusione sta in alto, in società, sta nella testa di Allegri e sta nella testa dei giocatori. Ricordati la mia frase, io ti ho sempre detto che il pesce puzza sempre nella testa e lo ripeterò allo sfinimento. E tra l'altro continuo a ripetere una cosa, fino allo stancare. Allegri, se ha un alibi, è solo quello che lui è lasciato completamente libero di sbagliare quanto vuole, perché non ha nessuno con cui confrontarsi, a parte Landucci, che gli dà sempre ragione, non ha mai un contraddittorio, perché Nedved non lo può vedere. Esatto. A lui. Arriva bene, di calcio non se ne intende, e l'ha dichiarato, arriva bene stesso, che non conosce il mondo del calcio e neanche il sistema calcio, quindi questo già mi pare grave di per sé. Che Rubini, sappiamo benissimo, insomma, che non è un dirigente di livello come quelli come Marotta, come Paratici o come i Giuntoli o come i Tare, non ci siamo. E Agnelli è un amico di famiglia. Quindi con chi discute di problemi tattici, fisici o di giocatori o eccetera eccetera?
con Landucci. La situazione è un po' complicata. No, è da solo. Acerbi addirittura in fase offensiva, Correa però giustamente preferisce alleggerire su Aslani e poi si torna da Di Marco. Un minuto e mezzo alla fine. Si è visto poco comunque Romelu, è vero che ha giocato tanti minuti, forse gli è servito per sentire anche un po' il ritmo, l'odore della partita, però non è che ha strappato molto, quindi... Però insomma... È entrato nel momento migliore della stampa. Sì, ma sai, anche meno... Perché mi guardi così? Infatti stavo... Mi guardi non fa vedere. No, pensavo che eri andato... No, ci sei... Hai capito? Vi siete invertiti i ruoli, capito Luca? Lui dice se tu sì, ci sei... Sì, perché non quando non ha argomenti io lo so che... Verre, prova il tiro a giro. Bravo Mkhitaryan in chiusura. Un minuto alla fine, Bellanova, pallone indietro per Onana. Spaziamo, fortissimo, altissimo, purissimo, levissimo. Palla che arriva da Colley che di testa appoggia per Vieira a metà campo. 40 secondi alla fine della partita, Ferrari. Hai sbagliato il pronostico. Vabbè, non è ancora finita, In 30 sappiamo, secondi. Ragazzi. 30 secondi. Quanto avevi detto? 4-0. Ah, vabbè, però. Contropiede. Diciamo che quello di prima con le tre parate da una all'altra era 4. Da come aveva fatto partire lui la Samp, sembrava. Dicendoti finirà 4-0, mi associavo a Francesco. Meno i primi 7 minuti. Ma la Samp è solo partita 10. Da Genova per arrivare a Milano, punto. Solo quello ha fatto. Non è partita mai. Mai. 8 Manca secondi, poco, 5 secondi, ultima azione della partita, Ferrari dalla destra può provare il cross, l'arbitro non fischia anche se i 5 minuti sono scaduti, prova Berezinski, palla per Rincon che basta. Non tiene la palla Finita. In campo, finisce qua, Finita. L'Inter vince ancora e adesso sono tante le partite in cui l'Inter riesce a fare il risultato pieno, poi ci dobbiamo mettere tra queste il pareggio di Barcellona che alla fine della fiera è stato come una vittoria considerando il risultato del girone. E l'Inter vince 3-0 contro la Sampdoria, non soffre mai, domina la partita, non prende gol e anche questa è una cosa importante. Meno i primi 8 minuti. Buono, dai, va bene, bravi ragazzi, bravi. Bene, ecco, questa vediamo la classifica, ringraziamo la regia. E Filippo, quando ci sei facciamo gli up and down finali, così poi andiamo Se Udinese e Roma non facessero punti, anche l'Atalanta e la Lazio sarebbe già qualcosa di buono. Stai facendo un ragionamento. Guardo quello perché il Milan secondo me col Toro, il Milan non è una partita particolare perché il Toro in casa è comunque una squadra scomoda perché si chiude molto, poi fa fatica a segnare ma è una squadra comunque scomoda. Diciamo che Roma, Udinese e Atalanta potrebbero anche frenare, dato che stanno già iniziando a farlo. La Lazio va fortissimo. Ed è sottovalutata troppo, occhio. E poi la prossima settimana c'è il derby di Roma. Per quello dice, derby di Roma più... Juve-Inter. E c'è anche Atalanta-Napoli. No? C'è l'amichevole anche Juve-Inter. Prego? C'è l'amichevole anche Juve-Inter. Sì, c'è l'amichevole. Speriamo che sia amichevole. Si dice test match adesso, non si dice più amichevole. Test match. Si chiamano test match. Bisogna capire se Allegri vuole pensare alla Champions settimana o all'Inter. Dici. Perché sai, adesso può anche essere che pensi al Paris Saint-Germain, giustamente. Vediamo che cosa, vedremo che cosa pensi. Dopo è finita. Dopo c'è Verona-Lazio. No, abbiamo Verona. Verona-Lazio. Verona è delicata. Se pensa a quella... Sì, no. Però non dire così, Fra, che poi Ezio va in ansia, inizia a pensare... Ma tanto siamo qua tutti domenica, oltre a mercoledì, che c'è pure questa partita per il quale io dovrò ti fare conto, perché non voglio andare in nessun modo in Europa League, per esempio. Quindi, pensa a te come sono messo. Dai, allora, facciamo gli up and down finali. Vabbè, allora, down non metto nessuno, quindi dico già alla regia che giù non ci sarà nessuno. Per quanto riguarda gli up, ma mi sento di confermare quelli del primo tempo, quindi... Bastoni continuo a dargli 7, Barella gli do 7,5 e mamma aspetta Ciala non era Ciala l'altro ed Evrai grande, grazie Fosco. Ragazzi scusate ma sì, non mai l'età giustamente... comincia a arrivare anche per me ma no, un po' no, di rincoglionimento no. Dai sì, quella vicinanza di Morina è è contagiosa. E quindi lo so, io che sono in mezzo che non c'entro niente, cioè, beh, a te non direi mai una cosa del genere. No, però la scia sì, va bene 3-7, va bene 3-7. Dai, bene, promossi così e brava, diciamo in genere ovviamente tutta la squadra. Sì, ma è 7 generale, poi De Vrij segna l'1-0, Barella segna il 2-0, Bastoni comunque dà la palla gioca bene dietro e dà la palla fantastica
a Barella, avrei potuto mettere Cialanoglu, avrei potuto mettere Mkhitaryan, sì, Skriniar, Di Marco, Dumfries, cioè hanno giocato tutti molto bene. È un set generico alla prestazione che è stata senza sbavature oggi.